tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul da leccarsi i baffi. Perché? Perché ho fatto il Black Friday. Allora, ebbene sì, ho contribuito anch'io per il Black Friday e ho preso un bel po' di cosucce, spicce, cose spicce, perché ovviamente sono delle auto regali, dei regali dati con i soldi, un bel po' di cose. Allora, ritorniamo indietro. Io faccio il compleanno il 9 dicembre, il Black Friday è stato 2 settimane prima, quindi cosa succede? Siccome io prevedo che mi danno tutti i soldi, nel senso famiglia, automaticamente ho anticipato io per il Black Friday, così poi ho ricevuto le cose che a me piacciono tantissimo. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto un sacco di ordini. Non mi ricordo quanti ordini ho fatto per quanto riguarda i Black Friday. Comunque ho comprato un bel po', ho comprato anche per Cyber Monday, ho comprato anche l'indomani da Look Fantastic, comunque ho comprato, comprato e comprato. E quindi vi volevo far vedere cosa ho comprato per il Black Friday. In questo vi faccio vedere delle cose spicce, perché il video per quanto riguarda i fondotinta, perché ho comprato un bel po' di fondotinta, io non ne ho, non ne posseggo nemmeno uno, e quindi ne ho voluto prendere alcuni, ma poi ve li faccio vedere. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, questa è sempre colpa di Giuliacova, è questo. E questo è una cosa di un set di Mercy Andy, ed è già la composizione così, già la scatolina è carina, pensa a quello che c'è lì dentro. Comunque molto molto carina, potete anche metterlo sull'albero di Natale, chi l'ha fatto, io quest'anno non l'ho fatto, ma pace amen. Vi faccio vedere il contenuto della scatolina, la apriamo, si apre così, e voilà. Allora, cosa c'è all'interno? All'interno c'è uno scrunch, che in italiano è l'elastico per i capelli, uno scrunch per i capelli. Questi per i capelli di una bambina, perché è piccolissimo. Comunque, uno scrunch. Poi abbiamo Mercy Andy, molto molto conosciuta per quanto riguarda i detergente mani. E quindi c'è Unicorn Edition, ed è molto molto bello questo qui. È proprio unicornoso. Ed è questo qui, bello rosa, con tutti i glitterini. Allora, e poi ho trovato questa, che è Mercy Andy, ed è un shower gel, quindi un gel doccia, sempre con i glitterini e sempre con l'effetto glitterato che abbiamo visto. Vabbè, sigillata, non la apro perché per adesso non mi serve, la voglio aprire sinceramente in estate, perché sicuramente la utilizzerò, perché si vede tutta la brillantezza, il glitter sulla pelle, ed è molto molto carina. Comunque qua si vede tipo questo colorino qua. E questo è il primo cofanetto che ho preso da Sephora. Allora, il secondo cofanetto che ho voluto prendere è questo qui di Charlotte Tilbury, ed è questo dove ci sono i 3 mini rossetti che poi sono i suoi 3 best seller, dove c'è, vediamo se c'è scritto, perché se non mi sbaglio c'era scritto, vabbè, lo apro, va. Allora, apriamo e abbiamo i 3 mini rossetti. Lo sapevo che erano scritti così piccoli. Comunque, abbiamo questi 3 mini rossetti. Io sinceramente volevo prendere quello grande con la matita, ma non sapevo se il colore mi piaceva, perché non c'erano dei tester da Sephora, quindi non potevo capire se mi sarebbero piaciuti oppure no. Uno si chiama Walk of the Shame, che sarebbe questo, ed è un bellissimo colore, questo qua, molto molto bello, tipo mattone. Poi abbiamo Very Victoria, forse Very Victoria, non lo so se il colore è questo, ed è un nude marroncino,
ed è molto molto bello anche questo, che io sono in fissa con questi nude marroncini, cosa non l'avrei mai detto nella mia vita. E poi c'è Pillow Talk, il famosissimo Pillow Talk, ed è questo colore qua, che sinceramente non vedo l'ora di utilizzare proprio per vedere se mi piace o no questo proprio colore. E sinceramente già da bullet sinceramente mi piace, però ovviamente si deve provare per vedere se realmente è il colore adatto a me oppure no. E quindi ho preso questo set, ovviamente li ho presi tutti scontati, che ve lo dico a fare. Poi ho preso un altro set e ho preso questo qui di Becca. Sinceramente già il packaging mi piaceva, già così proprio dal packaging stesso, però ovviamente volevo provare alcuni prodotti. Se non mi sbaglio questo ce l'ho, se non mi sbaglio, e io ho questo, devo vedere se è la stessa cosa. Questa è una base, diciamo, illuminante. Vediamo se è la stessa base filtrante. Sì, dovrebbe essere la stessa. Ma apriamola e vediamo all'interno cosa c'è, perché ci sono tre prodotti. Perché se è uguale, ovviamente questo prodotto io poi lo tolgo, perché questo, se non mi sbaglio, io l'ho sbocciato, quindi questo è aperto. Aspettate che io ho la memoria di un criceto. Sì, è aperto. Quindi questo è sbocciato. Vediamo se è uguale. E in caso poi lo metterò di lato e lo regalerò. Per quanto riguarda i regali, vi metto questa cosa qui adesso. Per quanto riguarda i regali, io li farò alle persone che sono più attive sul mio canale, senza fare dei giveaway, senza mettere iscritti, ricambi, eccetera, eccetera, eccetera. Prenderò alcune ragazze che sono molto, molto attive sotto i miei video, ovviamente con commenti, like, eccetera, eccetera. Selezionerò io e manderò, poi ovviamente chiederò l'indirizzo e tutto, e manderò i regali. Farò così perché ovviamente voglio premiare le persone che mi seguono e che guardano realmente i miei video, quindi voglio premiare loro. Allora, questo è il prodottino. Ah, la stessa, no, vabbè, ce ne manca un pochettino. Perché contro luce si vede anche la cosa. Sì, va bene. Questo è mio e lo poso. E questo è quello che c'è all'interno ed è una base glitterata, una base luminosa che è questa qui di Becca, come vi ho detto. Aspettate che metto dritto ed è questa ed è una base glitterata. Poi abbiamo questo che è un liquid highlighter. Sì, questo qui è un liquid highlighter. E poi abbiamo questo piccolo rossetto di Becca, che è questo bellissimo colore, cioè il prodotto è pochissimo, però il colore è molto molto bello. Ovviamente lo proveremo, mi sembra un malva qui del bullet, però ovviamente lo proveremo e vi farò sapere se mi piace oppure no. Quindi l'illuminante ce l'ho e lo posso benissimo regalare. Allora, andiamo avanti. E andiamo con l'altro set che ho preso, che è questo qui ed è della Wishful, che è sempre, se non mi sbaglio, Huda Beauty, ed è questo prodottino qui, già a forma di stelle, già quindi mi piace da pazzi. Si vede? Sembra che... Ed è questo, vedete? Bello, già la confezione mi piace tantissimo. Cosa troviamo all'interno? Da dove si apre? Ah, si può aprire da dove volete voi. Ah, si apre proprio come una stella, ma che bello, veramente. Allora, vediamo cosa c'è all'interno questi prodottini. Io volevo prendere anche l'altro cofanetto che era leggermente più grande, ma sinceramente non l'ho trovato lì allo store e quindi non l'ho preso. Allora, abbiamo questo scrub per quanto riguarda il viso, che è questo qui della Wishful, ed è uno scrub viso. Il packaging è molto molto carino, mi piaceva prendere anche l'altro, ma chi lo sa. E poi questo è, credo che sia una crema, vero? Un gel moisturizer, comunque un honey bun, ed è molto molto carina anche questa, ed è tutta viola, ed è molto molto bella, vedete? Tutta olografica ed è molto molto bella. La apriamo per vedere com'è all'interno. Ma che profumo!
Bellissimo, un profumo è stupendo, proprio di fresco, di estate, molto molto bella. La proverò e vi farò sapere. Spero di trovare anche l'altro perché sinceramente volevo prendere anche l'altro set. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere le ultime tre cose che ho preso. Le ultime tre cose che ho preso. Mettiamo qua. E sono... Una è sempre di Becca ed è la Hydratant Mist ed è la setting powder di Becca. Loro dicono che ha quell'effetto di ghiaccio, di acqua sul viso ed è molto idratante, quindi l'ho voluta prendere proprio per provare le cipre perché io non ne ho cipre e quindi volevo provare questa qui di Becca. Ciao! E questa qui di Becca, ovviamente la voglio provare, quindi non vi so dire altro. Comunque ho preso la cipria. Vediamo se vi posso dire qualcosa per quanto riguarda questa cipria. È idratante perché c'è scritto Hydra Mist Set Air Refresh Powder, quindi bella rinfrescante. Dove hai? Ah, 6 mesi di PAO. Più non so dirvi altro. È una polvere fissante, sì, l'abbiamo detto che è una cipria. Comunque loro dicono che è abbastanza idratante ed ha quella sensazione di freschezza sul viso che è una goduria, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi vi faccio vedere due prodotti di Huda Beauty e qui c'entra Liquors Beauty, Luca, perché ci ha fatto una capoccia tanta così per questi prodotti e quindi l'ho voluto prendere. Una è la cipria proprio di Huda Beauty, questa qui la Is Baker, la Loose Powder, e io ho preso Cupcake. Perché ho preso Cupcake? Perché sinceramente l'altro colore mi sembrava troppo 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 bianco. Siccome ho tante ciprie con l'effetto bianco, ho voluto prendere questa qui, diciamo più leggermente il tono dopo, perché c'era quella bianca 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 e poi c'era il tono dopo, io ho preso quella ed è questa la Cupcake ed è così. Dicono che è buona sia per fare il baking, che io di norma non faccio, e sia per metterle proprio nei punti strategici del viso. Si apre, vediamo se c'è il puff. Si apre così. Mamma mia, è tutta qua. Aiuto! Comunque la voglio provare e poi vi farò sapere se mi trovo bene oppure no. Comunque non c'è il filtro, cioè di norma c'è quell'adesivo che voi strappate e diciamo utilizzate per la prima volta la powder. Invece qui non c'è, già era di fuori, ma comunque. Riesco a chiudere? Perché è così forte? La sto chiudendo, sarà male, no? Ok. E questa è la cipria di Huda Beauty. E poi, ovviamente, non potevo non prendere il Tantur perché lui dice che è ottimo e visto che io sto imparando a mettere la crema abbronzante, tra virgolette, nel senso, sto imparando a fare il contouring, l'ho voluto prendere. Ovviamente ho preso il colore più chiaro, ho preso il Fair ed è questo. Il pack è molto molto bello, è molto elegante, fatemelo dire, è difficile che io lo dico, è molto molto elegante. La confezione è piccolina perché nella cipria ce n'è a 12 mesi di scadenza ed è 20 grammi di prodotto. Che è successo? Invece il contouring ha 18 mesi di scadenza ed è 11 grammi. Ah, vabbè, non è proprio poco poco. Si apre ed è così con la plastichina e il prodotto è questo. Allora, io ho preso il Fair perché è più chiaro, il colore è più chiaro. Voi qui lo vedete scurissimo, ma ovviamente lo dovete sfumare bene e quindi è ottimo per la mia carnagione perché sono molto molto chiara, stile cadaverico. È molto carina, guardate, tanto love c'è scritto, è molto molto bella. Comunque, ovviamente anche questa la proverò e vi farò sapere se mi sono trovata bene oppure no. Allora, questa è la prima tranche per quanto riguarda i prodotti che ho acquistato da Sephora con i regali del compleanno.
Ovviamente, ovviamente, ovviamente ci sarà poi altri vi ci saranno poi altri video per quanto riguarda il seguito dei regali e anche gli autoregali, perché ovviamente anch'io ho preso altre cose. Ho fatto due ordini per quanto riguarda Juliet's Place e Colourpop, e ho preso, ve lo dico in anticipo, qualche cosa che riguardava la lista del Black Friday che avevamo fatto con le Makeup Angels, quindi chissà se ho preso tutto, quasi tutto oppure niente, lo scoprirete solo vivendo. Lo scoprirete ovviamente nei prossimi video. Allora, sono Stefania del futuro perché avevo fatto l'ordine e stavo aspettando che arrivava la parte finale di quell'ordine, è arrivata, quindi ve la metto con l'aggiunta all'altro video, quindi mi vedrete truccata diversamente. Allora, cosa ho preso di aggiunta in quel video? Allora, vi faccio vedere le mini size che ho preso di Erborian. Queste sono c'è una crema con una crema fondotinta, quindi una CC cream trattamento viso, poi c'è un trattamento illuminante viso, poi c'è una crema viso pagizzante. E poi c'è un trattamento luminoso viso. Queste sono delle mini size e sinceramente sono ottime perché potete provare questi prodotti perché sono proprio piccolissimi e vi danno la possibilità di provare il prodotto. Se vi piace, ci sono le full size. E sinceramente questa qui, la CC Cream, perché ho preso nella colorazione questo set nella colorazione Claire, c'era anche Dark, ho preso nella colorazione Claire perché lo voglio utilizzare per le occhiaie, proprio questa CC Cream, perché dicono che sia ottima e illuminante anche per il viso, quindi la volevo prendere. Un altro prodotto che volevo prendere, e questo lo vedrete perché vi ho fatto, non mi ricordo se ve l'ho già fatto, non credo di no. Comunque è un video per quanto riguarda i fondotinta che ho acquistato da Sephora quest'anno, perché sono stato un bel po'. Ho preso il primer di Beauty Blender, proprio del marchio Beauty Blender. Ho preso nella colorazione Light Medium, perché c'era Light Medium e Dark Skin, e quindi ho preso questo qui nella colorazione chiara, ed è un Pore Minimizer Primer Smooth Filler. Quindi è un primer, minimizza i poli, minimizza i pori e fa un effetto filler al viso. E quindi sono molto molto curiosa. Avendo preso il fondotinta, ovviamente ho preso anche il primer per abbinarlo direttamente al fondotinta. Ha la stessa boccettina tra virgolette del fondotinta, anche che quella del fondotinta è molto più grande ed è in un contenitore di plastica. Ah, si apre così come tipo i fondotinta di Nabla. Ottimo, lo devo provare ovviamente, lo proverò assieme al suo fondotinta. Quindi vi farò sapere per quanto riguarda questo prodotto. Se l'avete utilizzato, se l'avete acquistato, scrivetemi un commentino e datemi delle spiegazioni su questo prodotto. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere, ma non per importanza, è questo, ed era il prodotto che volevo prendere sempre di Huda Beauty, la Wishful, per quanto riguarda la skincare, perché avevo preso la stellina, quindi volevo prendere questo. Allo store non c'era, quindi ho fatto l'ordine online e l'ho preso. Vediamo cosa c'è all'interno. Allora, il primo pacchettino che troviamo è questa, ed è un Jelly Moisturize. Ah, il gusto è il gusto. L'odore è alla lavanda, vediamo se è aperto. Sì. Ah, buono. Ma sapete che assomiglia a un tè? C'è del zenzero all'interno. Sembra che ci sia dello zenzero di questo. Non c'è scritto. È un gel idratante, questo qui. Poi, l'altro prodotto. Questo nel tubetto è lo scrub gommage, questo è quello che volevo provare, volevo prendere la full size, ma sinceramente non mi ricordo se costava 15 euro, ho detto no, prima voglio provare una mini size. Quella era vestita a festa, ma a me interessa il prodotto all'interno, comunque il packaging è molto molto bello, giallo, cioè bellissimo, veramente
un packaging molto molto bello. Ed è questo, tutto con la scritta olografica. E questo è uno scrub agli enzimi, se non mi sbaglio. E sono molto curiosa anche questo di provarlo. 12 mesi di scadenza dall'apertura, e questo a 12 mesi pure. Questi sono prodotti che voglio utilizzare perché non l'ho mai utilizzato di Huda Beauty, questi prodotti. Questo invece è un Everrose Oil, è un olio. Questi, ad esempio, in un video di un'americana, lei gli metteva due gocce nel fondotinta di Huda Beauty, quello lì nella boccetta in vetro, che è abbastanza full coverage, quindi abbastanza pesante. Però io non ho quel fondotinta, però ho altri fondotinta un pochettino più densi, un po' più pesanti, e dicono di utilizzarlo in queste, diciamo, occasioni. E questo oil, cioè, guardate che bello, c'è cioè una composizione stupenda. Ve la volevo far vedere proprio così appoggiata nella scatolina. Vediamo se butto tutto a terra. Cioè, vedete che cosa spettacolare. Ha utilizzato questi colori molto tenui, che sono veramente una cosa spettacolare. E li metterò nella mia makeup collection, ovviamente. Ma li proverò, perché io piano piano dovrò utilizzare prima o poi questi prodotti, no? Siamo a casa, li possiamo utilizzare con tanta calma e tutto. Guardate, questo è il prodotto. Vediamo l'odore. Sì, ha un odore di rosa. Non mi piace molto l'odore, però pace e amen, le utilizziamo lo stesso. Questo è tutto per quanto riguarda le ultime cosucce che ho acquistato, quindi vi rimando a Stefania del passato che vi saluterà. Quindi vi mando un bacio. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio, proprio come è stato grande il Black Friday. E cosa dirvi di più? Io aspetto in tanti i vostri commenti, veramente con tutto il cuore. Io vi ringrazio, il cuore mio e vostro, i miei figli e vostro. No, non sono Barbara D'Urso, sono Stefania. Vi saluto, vi mando di nuovo un grosso bacio. E come vi dico sempre, se vi piace vedere i video pazzi di questa pazza, no. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Basta. Ciao.